Buongiorno a tutti amici trader e bentornati a Trading Floor, puntata del mercoledì che come sapete è sempre puntata speciale perché abbiamo con noi ospite un trader professionista. Oggi è con noi Pietro Di Lorenzo. Buongiorno Pietro. Buongiorno a te Michele, grazie mille per l'invito, fa sempre piacere fare quattro chiacchiere insieme. No, ma assolutamente, anzi, grazie a te sempre per la disponibilità. Lo ricordiamo per chi ancora, diciamo, non conoscesse Pietro Di Lorenzo, trader professionista, fondatore di SOS Trader. Pietro, senti, diciamo, mercati hanno corso tanto già in questa prima parte, soprattutto quelli americani, in questa prima parte dell'anno, in questo primo mese. L'Europa ha già visto qualche scricchiolio, quindi diciamo un discorso un po' a parte, ma purtroppo, come lo sappiamo, insomma, è sempre differenziata la situazione. Partirei da chiedendoti a te un po' la tua view, cioè tu cosa ti aspetti? Pensi che siamo vicino a una fase correttiva? Pensi che invece il mercato è destinato ancora a salire come un treno? E se è una fase correttiva, cioè la vedi come una possibile buy opportunity o invece bisogna essere molto più cauti? A te la parola. Quante ore abbiamo, Michele, per rispondere? Ti faccio sempre domande molto, però vabbè, perché ci No, ma tengo, no? se noi ci mettiamo comode, io metto magari la pasta sul fuoco, così poi facciamo fino a pomeriggio. No, ma cercherò di essere sintetico, nonostante con l'età divento sempre più prolisso, ma in due parole il tema è questo. Gennaio si sta, insomma, sta andando in conclusione. E se ci pensi, sai, tutti i buoni propositi del 2020, tutti, parliamoci francamente, abbiamo voluto mettere alle spalle il 2020, si rinascerà, si risboccerà, ma chiaramente se tu stacchi e riattacchi il calendario nuovo al muro, non è che cambi il mondo, no? Infatti, Ancora no, sì. non è cambiato niente, anzi, per certi versi abbiamo visto, soprattutto in Italia, cose che voi umani proprio non potete neanche immaginare, perché se ci pensi, non so se hai avuto modo di vedere la crisi di poi, quei dibattiti in televisione del Senato. Io veramente avevo lo stomaco e mi si raggovigliava perché veramente, insomma, è stato un inizio d'anno veramente anche difficile da questo punto di vista, digerire il fatto che si parli di numeri al Senato anziché dei numeri delle persone che stanno male per il Covid. Veramente è stata una cosa agghiacciante. Ma insomma, tornando ai mercati, il tema secondo me è questo, cioè c'è stato un allargamento di forza relativa fra l'America e i mercati europei. L'America macina massimi su massimi, nonostante anche qui, se ci pensi, a proposito di inizio anno, inizio gennaio, abbiamo visto quelle immagini al congresso che, se ci pensi, Michele, fanno veramente rabbrividire, no? Cioè, se io ti avessi detto nel 2020, ah, ma sai che il Senato americano viene aggredito e assediato da dei manifestanti? Scene da film, diciamo, dai. No, mi prendevi per matto, cioè, vabbè, bevuto troppo a Capodanno, vabbè, va a dormire, poi ci risentiamo. E quindi, insomma, tutto, insomma, stiamo vedendo anche questo 2021 delle belle chicche. Diciamo, già potremmo montare la copertina delle immagini più salienti dell'anno, già i primi 20 Ce giorni. l'abbiamo. Esatto, basta in avanza. Tornando a noi, quindi, questa forza relativa dell'America è sostanzialmente dovuta al fatto che Biden, se ci pensi, pronti via, ha dato subito un segnale muscolare, no? Si è seduto al congresso, alla sua bella scrivania, e ha messo mano alla penna e ha iniziato a firmare a go-go roba per dare una grossa discontinuità, no? Allora il mercato sta scommettendo sul fatto che, tutto sommato, questo segnale arrivi anche sul fronte economico, e che Biden quanto prima vari questo piano Monster di aiuti economici. In sostanza, che cosa sta partendo? Sta partendo un bonifico, un assegnone gigante a tutti gli americani. Questo poi è quello che succederà in concreto, e anche alle imprese americane, per dare questa spallata che il mercato si sta attendendo. Quindi l'America procede, nonostante, se vedi purtroppo i dati della pandemia in America sono abbastanza agghiaccianti, soprattutto in alcuni stati, e lì sostanzialmente, se vedi, non è che c'è stata una prima, seconda e terza ondata, cioè è stata, ahimè, un'ondata unica. E quindi per ora si guarda il bicchiere mezzo pieno, cioè si guarda il fatto che poi arriveranno gli aiuti e quindi leva fiscale e monetaria. Il tema vero però è fino a quando si può spingere con la leva monetaria. E lo scopriremo in parte anche stasera, no? Perché, come sai, c'è questo appuntamento con la Fed molto Assolutamente.
molto atteso. Quindi, insomma, il ragionamento è molto lungo, relativa continui ad allargarsi, un mercato italiano tendenzialmente debole. Oggi, se vedi, c'è stato anche il monito, brutto questo termine, il monito dell'Europa, che è sempre stato un modo anche per i politici per dire che l'Europa è cattiva, ma secondo me mai come in questa situazione, e questa è una domanda che magari pongo anche a te, Michele, come riflessione generale, ma dove sarebbe lo spread se non ci fosse la BCE ad aiutarci, cioè ad aiutarci a fare il suo lavoro, però adesso sta veramente impattando, perché, perché in condizioni normali, parliamoci francamente, lo spread andava alle stelle, una crisi di governo al buio, da roba, insomma, veramente, come dicevo, abbastanza discutibile, e quindi, insomma, il mercato per ora è paziente. Adesso si parla di un Conte Ter o di un altro governo, insomma, in cui sostanzialmente cambiano probabilmente gli esponenti, si regalerà qualche poltrona a qualcuno, ma insomma la sostanza è che la maggioranza dovrebbe essere di gente moderata, perché il vero tema, Michele, poi ti rilascio la parola, è che il mercato teme che il governo italiano vada nelle mani di persone, diciamo, meno propense a avere quest'idea di Europa che impatta anche nelle scelte nazionali, insomma un governo un po' meno europeista spaventa molto il mercato. Fin quando la coalizione di governo sarà all'insegna di partiti, diciamo, abbastanza europeisti, penso che il mercato, diciamo, è paziente. Però occhio a non sfidarlo troppo, perché per ora la discesa è contenuta, nonostante, se ci pensi, la seduta di venerdì scorso è stata la peggiore dell'anno, una bella seduta negativa, però è un attimo che gli investitori ti voltano le spalle e quindi bisogna stare veramente molto attenti. Quindi in definitiva, operativamente, secondo me, costruire lo spread long mercati americani e short Italia è una cosa che è ancora assolutamente possibile. Sì. Ok, sì, no, tra l'altro hai detto delle cose molto interessanti. Possiamo aggiungere magari, Pietro, che anche da un punto di vista stagionale, no? Quindi puramente statistico, senza che andiamo a guardare che cosa sta succedendo, tendenzialmente febbraio non è un mese molto positivo, almeno in Europa, insomma, è tendenzialmente un mese abbastanza debole. Ovviamente questo è statistica, non vuol dire che si debba ripetere per forza, però tenere d'occhio sempre anche la statistica può comunque aiutarci, e quindi, insomma, mi pare di capire da quel che ci hai detto che tu un po' di volatilità, insomma, te l'aspetti soprattutto sui mercati europei che stanno dimostrando un po' più di debolezza, e questo sicuramente, insomma, è già una cosa importante. Sì, la domanda che ti pongo, che pongo a me stesso, tra l'altro, è se i mercati americani continuano a spingere, fanno massimi su massimi, invece il nostro mercato fa fatica, pensa che cosa succederebbe sul mercato italiano se anche il mercato americano molla, cioè molla nel mercato del tesoro fitto. No, questo è un po', capito, il tema. Se noi facciamo fatica col mercato americano che spinge massimi su massimi, pensa se il mercato americano inizia a correggere il 15-20%. Certo. Che succede in Italia? Quello sappiamo. Tipicamente un po', sai, la speculazione, fra virgolette, prende un po' i mercati più deboli, no? È come l'influenza che arriva in classe, nelle classi dei bambini. Tipicamente il primo che se la becca è il bambino più debole, inteso con le difese immunitarie più basse e quant'altro. In questo momento, oggettivamente, il nostro mercato è quello con le difese immunitarie più basse. Assolutamente. Senti, Pietro, abbiamo fatto un po' di contesto, no? Magari andiamo un po' invece nell'operatività. Che cosa ci proponi oggi? Guarda, Michele, secondo me il tema è questo. Essendoci un sacco di eventi esogeni all'orizzonte che sono veramente molto difficili da delineare, e in primis se ci pensi la questione vaccini, perché il grande tema è questi vaccini. Quanto tempo ci metteranno ad arrivare? Sono funzionali anche per le varianti del virus e quant'altro. Quindi fare analisi di scenario di medio-lungo per me è difficilissimo, onestamente. E quindi io mi concentrerei sul brevissimo, mi concentrerei sulle opportunità che trovi su temi molto volatili, e quindi andrei su titoli che sono in condizione di fare tanta strada in poco tempo, cioè titoli che da qui a breve avranno un'esplosione della volatilità e quindi che puoi
se sei abile, come dire, cavalcare proprio questa esplosione. Qui non ci vuole, diciamo, non dico che devi avere la sfera di cristallo sapendo che il titolo sale o scende, no? Però se tu, per esempio, piazzi un ordine in acquisto su un titolo scommettendo che andrà molto su o molto giù, se sei dalla parte giusta ti godi la strada, se sei dalla parte sbagliata chiudi subito l'operazione nella direzione che avevi battezzato e te la rigiri nell'altra direzione, fai quello che in gergo si chiama stop reverse, perché sai che se spara molto violentemente in una direzione, non sapendo ex ante qual è la direzione, devi semplicemente essere molto reattivo nella gestione della posizione e quindi cavalcare se è la parte giusta, invece stopparti a riversarti se sei dalla parte sbagliata. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, e fra questi titoli qua, se vogliamo parlare poi del dettaglio dei titoli, guarda, c'è, secondo me il primo è STM, come sai adesso arrivano i numeri, certo. E quindi esattamente quello che dicevo prima, io non so se i numeri saranno molto buoni, molto, chiaro, non... molto brutti, però so che la reazione sarà molto brutale, cioè che assisteremo a un... poi sai, STM, se vedi proprio storicamente un titolo che ha sempre reagito in maniera molto brusca, no? È risultato, anche se ricordi recente profit warning e quant'altro, insomma è un titolo che esplode. Quindi lì che cosa fare? Essere pronti a, come dire, a sfruttare questo strappo e quindi avere la capacità di tre cose. Uno, strumenti che possono andare sia long che short, perché potrebbe essere anche una reazione. Due, avere grande controllo della posizione, quindi essere pronti a chiudere, eventualmente le cose si mettono male, a girarsi dall'altra parte. Tre, se sei molto molto skillato, puoi anche utilizzare una leva finanziaria proprio in virtù del fatto che avendo la posizione sott'occhio, no, monitorarla in maniera così, la leva finanziaria ti può consentire di fare il trade anche investendo un cipino, no? Una piccola quantità di capitale e quindi insomma avere una maggior comunque, moltiplicando le performance tendenzialmente, se appunto la tua idea è quella di operatività veloce, sicuramente, no, il prodotto a leva può aiutare anche in questo, perché anche dei piccoli scostamenti in realtà vengono amplificati, quindi puoi uscire da mercato sazio prima ancora, diciamo, rispetto all'investimento sul titolo. Assolutamente, ma poi soprattutto puoi mettere, se hai un capitale limitato, anziché fare all-in su un solo titolo, fai quello che è la regola base fondamentale di un investimento finanziario sano, cioè diversifichi il rischio su tante operazioni. Lo riesci a fare perché anche con piccoli capitali metti piccole cifre che però utilizzando la leva possono essere, come dire, utilizzate in maniera più efficiente. Senti, ti dico, dai, facciamo una cosa, magari tu facci vedere qualche livello su STM da tenere sott'occhio, anche in vista appunto dell'appuntamento delle trimestrali, e poi magari io faccio vedere qualche prodotto a leva a tal riguardo. Ti do subito a te. Allora, guarda, diciamo, i numeri tondi in ASITEC hanno sempre una certa valenza, quindi in questo momento proprio siamo intorno ai 32, che se vedi è stato un livello che proprio stamattina è stato toccato proprio a 20 minuti all'apertura. Quindi il primo livello potrebbe essere 32, vedere se il mercato lo riconosce, lo regge, insomma, insomma si trova un minimo di denaro su questo livello qua. Altro livello invece per un breakout rialzista, io banalmente traccerei, vedi, uno strumento banale ma ha sempre la sua valenza, una banalissima trend line dai massimi assoluti toccati l'8 gennaio a 35 euro, e quindi eventuale rottura rialzo di questa di questa trend line potrebbe essere il segnale che si è invertita un po' la forza relativa e che il titolo potrebbe salire. Quindi 32 come livello inferiore, e invece questo, diciamo, livello dinamico rappresentato dall'eventuale breakout della ripassista potrebbe essere un trigger, un grilletto in acquisto, insomma un segnale di forza che potrebbe essere cavalcato. Ok, perfetto. Allora, ovviamente
chiaramente si può investire su STM sul titolo, oppure, come dicevi, si possono anche utilizzare dei prodotti a leva. A tal riguardo, magari ti prendo io lo schermo. Ok, niente, vabbè, come sempre, insomma, per chi ci segue conosce ormai bene, insomma, il sito di Unicredit, però investimenti.unicredit.it, devo dire, navigare è molto, molto semplice, tra l'altro nella sezione One Markets trovate tutta la parte di formazione webinar, e ne avete per ore e ore e ore, perché comunque alla fine poi, diciamo, i soldi sono nostri e ci dobbiamo informare bene prima di usare qualsiasi prodotto, dobbiamo capire bene le dinamiche di quel prodotto, e quindi anche qua trovate ovviamente tutte le informazioni. Oggi vi faccio vedere come selezionare dei turbo certificates, che sono appunto dei prodotti a leva dinamica che vi permettono di amplificare le performance. È molto semplice, avete diversi modi, ad esempio c'è qua cerca prodotti, cerca con il filtro prodotti, io di solito faccio così, però in realtà vi basta anche andare su ricerca e scrivere in questo caso STM, vi escono tutti i prodotti del caso. Poi io vado su certificati a leva, turbo open end, ecco qua, poi qua c'è call o put, di solito mi vado a rimettere turbo open end in modo tale che sono, insomma, generico. Tu scusami Pietro, eri più per un'operatività long o short, oppure in base all'input che dà il mercato al volo di scegliere, diciamo. Io seguirei l'input che dà il mercato. Beh, sarebbe una gamblerata, se ci pensi, Michele, scommettere sul dato, cioè io sei insider. No, ma sono d'accordo con te. Quindi ipotizziamo che il mercato dovesse prenderla male, quindi stiamo facendo un'ipotesi, e che quindi abbiamo un movimento ribassista che ci fa pensare più a uno scenario short, quindi ipotizzando una cosa del genere, appunto abbiamo indicato turbo open end, si sottolinea, si sceglie il sottostante, quindi azione, quindi si scende a cercare STM, che eccola qua, l'abbiamo trovata, e poi vabbè, qui ovviamente potete vedere tutti i prodotti del caso, quindi diciamo quali sono gli elementi più importanti, lo ricordiamo, beh, ovviamente cliccando vi apre proprio la pagina del singolo prodotto, però da tenere sempre d'occhio c'è lo strike, perché la leva è legata allo strike, la leva in questo caso, come vedete, ce ne sono veramente tantissime disponibili e dipendono proprio dalla distanza, praticamente da quello, dallo strike, quindi in funzione dello strike, che poi è anche il vostro livello di stop, quindi nel caso appunto in cui il sottostante dovesse andare a toccare lo livello di strike, lì il capitale viene, diciamo, esaurito, quindi si va a scadenza del prodotto, quindi bisogna stare molto attenti nella scelta ovviamente dello strike che corrisponde allo stop. Vedete diversi però livelli di leva, quindi ad esempio in questo caso possiamo anche provare a vedere, ecco qui avete sia bull che bear, come potete vedere, quindi prodotti rialzisti, prodotti ribassisti, potete scaricare anche l'Excel, abbastanza veloce anche questo, dove avete tutti i dati riassunti, e adesso ci arriviamo, ovviamente con la connessione dello streaming diretta rallenta un po' i tempi, però stai vedendo l'Excel che si apre, Pietro, mi confermi? Aspetta che guardo, sì, con i suoi tempi. Adesso si è aperto. Ok, e qui vedete ovviamente, qui vedete le caratteristiche, diciamo, del prodotto, quindi non si può sbagliare, poi ovviamente se sapete usare una minima Excel sapete filtrare e quindi poi andate a individuare un po' quello che vi interessa, però di nuovo vi ricordo, la leva sicuramente è fondamentale, quindi è uno degli elementi più importanti da guardare nella selezione del prodotto, e ovviamente lo strike, se voi appunto, come abbiamo detto, in questo caso ritenete che il titolo andrà verso il basso, basta andare qua, appunto col filtro, fate prodotti appunto short, ed ecco qui, avete individuato tutti i prodotti con tutte le caratteristiche, ovviamente su STM, poi ci sono una valanga di possibili sottostanti, quindi qua Pietro sta dando alcune indicazioni su STM, ma come vedete, se guardate come titoli, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, non solo italiani, ma anche europei. Va bene Pietro, senti, hai qualche altro titolo che ci vuoi far? Guarda, io rimarrei sul mercato italiano, sai, sì. Perché potremmo anche costruirci sopra una sorta di spread, no? Quindi andare lungo di uno e corto dell'altro, perché questi sono due titoli, in particolare parlo di Diasorin, che potrebbero avere una sorta di bassa correlazione, no? Quindi insomma sarebbero interessanti da associare insieme per fare un'operazione in spread, quindi per non andare proprio battezzando una direzione, potresti andare long di uno e short dell'altro. Il tema di Diasorin è questo, proprio in due parole: il titolo ha una forza relativa straordinaria. Se fai caso,
sostanzialmente nelle ultime 12 sedute ha guadagnato quasi 25 euro, quindi è un titolo molto dinamico, che tra l'altro è un titolo caratterizzato da avere dei trend storicamente molto intensi, cioè se fai caso, quando parte il movimento su The Azorin è un movimento a parte sincero, cioè che profondo, no? Quindi non la sparata di due giorni e la correzione. Certo. E quindi questo è un titolo assolutamente interessante. L'inversione rialzista, diciamo, è abbastanza evidente considerando la rottura del canale, il fatto che il prezzo stia provando a consolidare sopra 180, e quindi, insomma, logica, come dicevo prima, quando tu fai trading stretto ti serve un tema che si muova molto rapidamente, no? Che faccia tanta strada in poco tempo, e vedi The Azorin è il classico titolo che sta facendo così. L'altro elemento interessante è che se vedi che nelle ultime 12 sedute il prezzo di chiusura è sempre sostanzialmente tranne in un'occasione, no, in due occasioni in verità, sul massimo di giornata, no? Questo che vuol dire, per te che sei un grande conoscitore di analisi tecnica, è abbastanza intuitivo, ma un prezzo di chiusura vicino al massimo vuol dire un titolo che sostanzialmente, sul quale sostanzialmente c'è forza, e quindi sostanzialmente non scattano sul finale di giornata le prese di profitto, ma gli acquisti sono fino alla fine. Come sai, chi acquista fino alla fine tipicamente una logica overnight, e quindi non è l'investorino che compra e vende e quindi fa la volatilità, ma probabilmente sono le posizioni più strutturate. Quindi questo potrebbe essere un secondo titolo interessante proprio per cavalcare la grande volatilità che lo sta caratterizzando, anche eventualmente per costruire delle operazioni spread con titoli che hanno un beta più legato al mercato. Di Asoli non è così legata al mercato, e quindi potrebbe essere un buon compagno di merende su un titolo invece. Certo. Senti, ci dici magari anche a livello tecnico qualcosa su questo titolo, magari ci fai vedere qualche livello? Sì, guarda Michele, secondo me 180 è un anche qui un numero tondo abbastanza interessante. In questo momento lo stiamo abbondantemente scavalcando. Sarebbe, diciamo, se effettivamente finisce così la seduta, la prima volta a partire dal 6 novembre che il titolo registra una chiusura sopra i 180. Anche qui c'è una sorta di discontinuità, no? Perché ricordo il vero, non so se si vede il mio grafico, il vero trauma, diciamo, nei prezzi che c'è stato con The Azorin è stato il 9 novembre, la famosa seduta da meno 16. Se il prezzo torna sopra 180 va a rivedere sostanzialmente livelli che non vedeva da sola, cioè da allora, e quindi si capisce che probabilmente quello storno, quel brutale movimento è in qualche modo riassorbito, no? E quindi c'è di nuovo fiducia sul titolo. Quindi una chiusura giornaliera sopra 180, addirittura se fosse una chiusura mensile, una chiusura settimanale sarebbe ancora meglio. Sopra 180 secondo me sarebbe il viatico per un'effettiva inversione. Detto ciò, gli indicatori di brevissimo sono in ipercomprato, perché come vedi il movimento sostanzialmente è partito in maniera razzo, no? Quindi è necessario uno storno. Quindi l'auspicabile quale sarebbe? Un consolidamento sopra 180, quindi magari anche un pullback veloce, sai il classico movimento analisi tecnica, bello, breakout e pullback di 180 e poi da lì una ripartenza, quello sarebbe proprio l'optimum. Quindi l'ideale sarebbe, diciamo, una fase di consolidamento sopra 180 e poi appena rivedi la forza riparti e vai long. Quindi di fatto tu diresti, adesso ha dato un segnale di forza, però aspettare il pullback, quindi sul superamento, esatto, dei massimi di nuovo, quindi come conferma di quella forza, lì ci sta a aprire una posizione. Non necessariamente il superamento dei massimi, cioè aspettare uno scarico, se sempre ci sarà, perché potrebbe anche andare a palla fino a 200, però... Sai, il punto di ingresso è importante perché ti fa anche la qualità del trade, no? Certo. Tu puoi anche entrare adesso, però poi se entri col prezzo tirato, c'hai l'ansia che poi ti scattano subito i presi profitti in faccia, la vivi male, no? Poi chi fa trading veramente con i suoi soldi sa quello che intendo, cioè il punto di ingresso deve essere importante proprio perché ti dà il comfort del trade, no? Quindi
l'auspicabile sarebbe quello lì, cioè andare long ma non sui prezzi così tirati. Questo sarebbe sul pullback, quindi, giusto? Sull'eventuale pullback. Ah, ok. Sull'eventuale pullback mi piacerebbe. Ok, ottimo. Va bene, senti, allora, a tal riguardo, riprendo un attimo io lo schermo, tra l'altro faccio vedere, visto che abbiamo parlato anche un po', insomma, di questi titoli, della loro efficienza, faccio vedere anch'io un articolo che ho scritto, tra l'altro, Pietro, è quello di cui parlavamo anche prima, che trovate su Finanza Online, lo trovate su Stocks Europe 600, S&P 500, e ovviamente non potevo non farlo, Piazza Affari, devo dire l'ho fatto più per voi, perché io tendenzialmente suggerisco sempre di andare, e l'ho fatto in maniera implicita anche oggi il buon Pietro, su altri mercati, però sì, diciamo, comunque l'Italia è sicuramente tra i più amati ovviamente dagli investitori italiani, quindi non si poteva non fare. E qua vi ho messo praticamente questa tabellina, sarò veloce, tanto poi trovate l'articolo, basta scrivere tipo classifica su cerca, Piazza Affari, e lo trovate, l'articolo con appunto la tabellina col wealth ratio. Che cos'è il wealth ratio? Niente di complicatissimo, semplicemente praticamente tiene conto dell'andamento dei titoli, considerando anche il dividendo, quindi una specie di total return, e ci dice quali sono i titoli che negli ultimi 5 anni, io ho fatto un CAGR 5 anni, quindi un tasso di rendimento medio a 5 anni, quali sono i titoli che hanno performato meglio. Qua vedete la classifica, quindi STM ad esempio tra i primi, e come vedete c'è anche la buona Diasorin tra i primi posti. Però, e questo è interessante, ho aggiunto io, diciamo aggiustato questo, che è un indicatore utilizzato nell'analisi fondamentale, con la volatilità, di fatto create una specie di Sharpe ratio che si usa per i fondi, e quindi per capire quanta volatilità e quindi quanto rischio ci prendiamo per andare ad ottenere quella performance. Come vedete, facendo questo, lo vedete nella colonna Wealth Ratio Adjusted, cambia un pochino la classifica, e vedete come, ad esempio, Ferrari esce al primo posto e poi subito dopo praticamente abbiamo anche Diasorin. Mentre STM, come diceva giustamente Pietro, quindi viene anche, quello che diceva viene anche giustificato da un'analisi proprio sui fondamentali, quindi un'analisi quantitativa, effettivamente STM, essendo più volatile, scende nelle classifiche, perché è vero che è un titolo tendenzialmente rialzista, però quando poi prende i colpi li prende molto molto bene. Detto questo, torno sul sito di Unicredit. Mi confermi che si vede, Pietro? Vediamo. Aspetta. Se vede il sito di Unicredit? Vedo assolutamente. Okay, sì. Perché io quando lo condivido non posso vedere, quindi per sicurezza. Ecco, anche qui, solito discorso, quindi andate sul sito, selezionate il filtro di cerca, Turbo Open End, azioni, in questo caso vi ho già messo Diasorin, e qua vedete tutti i prodotti, appunto la leva è una sicuramente delle cose più importanti, quindi quella la scegliete un po' in funzione del vostro profilo di rischio e rendimento. Mi raccomando anche sempre lo strike, perché ovviamente quello è lo stop implicito del prodotto, quindi chiaro che se lo prendete troppo vicino alla posizione avrete all'ingresso, diciamo sì, a livello del prezzo avrete una leva più alta, però ovviamente vi prenderete anche la possibilità di prendere uno stop più facilmente, e viceversa. Quindi là dovete un po' ragionare in base a quello che secondo voi magari è lo stop loss giusto per la posizione, quindi in base a quello poi scegliete la leva. Questo ovviamente il mio parere. Va bene, Pietro, io non so se tu vuoi aggiungere altro, altrimenti direi che per oggi ci siamo. Guarda Michele, semplicemente volevo complimentarmi con te, perché sono veramente accurate e interessanti analisi. Penso che nessuno in Italia fa delle cose così interessanti, quindi complimenti, perché stai facendo veramente un lavoro molto utile per tutti noi. Grazie mille Pietro, grazie mille. Da parte tua sono sempre complimenti, sono molto, molto apprezzati. E va bene Pietro, allora noi ovviamente ci rivedremo, avremo modo di vederci altri mercoledì con Trading Floor, quindi grazie ancora ovviamente per la disponibilità e per le analisi puntuali che hai fatto. Vi ringrazio tutti e noi ci vediamo ovviamente venerdì.